passaggio da General Motors al gruppo francese PSA avviene giusto alla vigilia di due lanci importanti per Opel qui al Salone di Ginevra. Due novità fondamentali che ci illustra Paola Trotta, direttore della comunicazione di Opel Italia. Abbiamo due prodotti, diciamo, interessanti. Il primo è Crossland X, che è un nuovo SUV compatto. Compatto vuol dire che è un SUV che si presta per la città, quindi molto maneggevole, 4,21 m. Un SUV che è elegante, non ha l'anima del SUV off-road che conquista, diciamo, la campagna, ma invece ha molta compattezza fuori, tanto spazio dentro, quindi molto molto versatile per usarlo tutti i giorni. Un tetto floating con un, diciamo, ricorda un po' l'Adam. Il tetto che abbiamo disegnato è proprio il tetto dell'Adam. E quindi un prodotto che verrà commercializzato prima dell'estate. Siamo molto soddisfatti, pensiamo che sia molto giusto per il mercato italiano e che piace in particolar modo alle donne. Oltre a Crossland X, che appunto, come ho detto, si aggiunge alla famiglia dei SUV Opel, di cui il capostipite è la Mokka X, abbiamo Insignia. Insignia è un'auto storica per Opel, molto molto importante, l'abbiamo completamente rinnovata e abbiamo aggiunto degli elementi naturalmente di stile. L'auto sembra più una coupé, si ispira al nostro concept che era Monza e è un'auto che sente più la strada, perché in effetti è più bassa rispetto a quella che era l'auto precedente, la seduta è più bassa e aggiunge anche degli elementi di tecnologia molto avanzati, non solo di sicurezza, ad esempio tutto ciò che ha a che fare con la frenata assistita, tutto ciò che ha a che fare con, ad esempio, l'avviso di carreggiata e frenata automatica, ma anche abbiamo migliorato completamente gli IntelliLux. I nuovi IntelliLux sono dei fari che sono migliorati rispetto a quelli di Astra, hanno raggiunto i 32 luci a matrice, questo ci permette di avere una visione veramente come alla luce del giorno, molto più precisa, fino a 400 metri, quindi un'auto più sicura, come una coupé, ma anche questa più spaziosa e, diciamo, più dinamica e più leggera, quindi più bella da guidare rispetto alla precedente. Per quanto riguarda l'Insignia, l'avremo sia come Grand Sport, quindi la berlina, e la Sportura, quindi avremo due varianti che vedono, le lanceremo anche queste verso maggio.